del centro trasfusionale. Promozione della solidarietà e della salute vanno a braccetto a Cortona, dove la collaborazione di Banca Valdichiana, gruppi donatori di sangue Fratres e Comune hanno permesso l'installazione di un nuovo defibrillatore presso il liceo classico Luca Signorelli. È uno strumento ormai fondamentale che deve essere reso obbligatorio in tutte le scuole e anche negli impianti sportivi. Questa collaborazione che è nata tra Fratres e Banca Valdichiana ha permesso la concessione in questo istituto di questo strumento importantissimo che speriamo ovviamente di non utilizzare mai, ma che sicuramente è importante essere la sua presenza, soprattutto anche il fatto che diverse persone sono state formate e che quindi si sia in grado di utilizzarlo al momento del bisogno. L'iniziativa si inserisce nel progetto Arezzo Cuore, che ha visto nel corso dell'anno anche la realizzazione di giornate d'incontro con gli studenti per sensibilizzare sulla donazione di sangue e la promozione di uno stile di vita sano. Ma noi come donatori di sangue siamo sensibili. Una cosa ci interessa particolarmente, vedere questi giovani, no, che oltre a fare dello sport, che potranno essere per il futuro nostri donatori, noi gli vogliamo garantire anche la sicurezza e quindi noi faremo di tutto per far sì che ci siano tutto quello che serve per coloro che oggi o domani verranno a donare, perché noi in Toscana siamo un'associazione con un numero notevole di donatori, siamo 65.000 donatori, contribuiamo per 72.500 donazioni l'anno e quindi noi siamo sensibili sicuramente a queste necessità e ci fa molto piacere contribuire.